Appuntamento numero 14, siamo a pagina 173, un lunghissimo capitolo, anche molto importante. Un po' di me, i miei anni 80. Ti racconto di me e di quello che mi ha portato fin qui. Ora vorrei raccontarti un po' di me, dei miei inizi, dei miei sogni, di come questi sogni sono diventati piano piano obiettivi e di come li ho raggiunti. Anche se ho sparso qua e là indizi e parti autobiografiche, ho voluto mettere qui, alla fine del libro, questa parte, concentrata al 100% su di me, come fosse una breve autobiografia, così potrai anche scegliere di prendere tutto quello che ti ho spiegato senza per forza dovermi scoprire. Non ho scritto questo libro per raccontarti di me, poiché non sono io il protagonista, ma tu. In questa parte non troverai tutto quello che mi riguarda, ma soltanto quegli eventi che hanno una finalità logica con quanto condiviso e, soprattutto, quello che potrebbe servirti per comprendere come si può reagire positivamente alle sfighe, dimostrando resilienza, termine che non ho volutamente usato perché mi sembra un po' troppo inflazionato. Voltaire disse: "Il modo migliore per diventare noiosi è dire tutto". Se ti andrà di leggere anche questa parte mia, potrai comprendere come un sogno possa essere il filo conduttore di una vita, anche se sto scrivendo questo libro alla soglia dei 50 anni e spero di poter fare ancora tante cose buone. Fin qui ho avuto esperienze che, se viste nell'ottica del libro, potrebbero esserti utili. Proverò a portare avanti i miei progetti utilizzando i metodi che fin qui ti ho illustrato. I miei anni 80, i miei inizi, la pastura e il vento. Il mio primo approccio con la musica è stato intorno al 1978. Avevo 8 anni e andai con il mio amico e compagno di scuola elementare Daniele Catellani alla scuola di pianoforte che lui e sua mamma frequentavano. Avevo la possibilità di portare a casa un pianoforte che era appartenuto a mia mamma da ragazzina, fino a quel momento a casa di uno dei miei zii, ma alla fine non ce ne fu bisogno, perché dopo 3 mesi di lezioni non mi avevano ancora fatto mettere un dito sulla tastiera, concentrati come erano su teoria e solfeggio. Neanche a dirlo, abbandonai durante il periodo di prova. Poi più nulla fino al gennaio del 1982, quando, dopo l'intervento all'appendicite, mio papà mi fece trovare a casa una chitarra da suonare durante la convalescenza. In quegli anni, dopo un'operazione del genere, si stava a casa da scuola per un paio di settimane. La chitarra non era un regalo. Ci fu data in prestito da Claudio Incerti, il papà di una mia amica che abitava in un condominio adiacente a casa mia. Mi piacque molto, così acquistai le prime dispense del corso di chitarra di Franco Cerri e Mario Gangi in edicola. Che esperienza! L'unica cosa che non mi piacque fu che c'erano da suonare subito cose troppo difficili. Mi pare di ricordare un Greensleeves già nelle primissime lezioni. E pensai che gli insegnanti fossero musicisti straordinari, ma che avessero un pelo sopravvalutato le potenzialità di chi prende in mano per la prima volta uno strumento a corda. Ti posso garantire che pensai: se un giorno diventerò un chitarrista, cercherò di essere più chiaro e farò un piano di studi più graduale. Ora posso dirlo. Fatto. Iniziai a strimpellare la chitarra durante quella convalescenza. Poi, quando fu ora di tornare a scuola, zaino sulla schiena e piedi sul primo gradino di casa, sentii un fortissimo dolore alla zona dove ero stato operato, uno strappo. Da lì iniziò un mini calvario, poiché si scoprì che il divaricatore utilizzato durante l'operazione di appendicectomia era andato troppo in profondità. In più, i punti avevano creato delle aderenze e così al primo sforzo si era strappato tutto. In realtà, ti sto descrivendo ciò che ricordo di aver sentito dai dottori mentre provavano a spiegarlo ai miei. Qualsiasi fosse la causa, per me furono 3 mesi difficili, fino ad aprile. Provavo un gran dolore, il testicolo dalla parte dell'intervento era risalito, la coscia, il quadricipite destro, era visibilmente sceso di tono, mi riempivano di Novalgina e aspirina, stavo sempre a letto o seduto ed ero ingrassato oltremodo. Stavo vivendo un vento contrario decisamente forte. Ma pensai che, visto che non potevo uscire, almeno avrei potuto cercare di migliorare con la chitarra. Così ogni giorno mi esercitavo su quelle poche nozioni che avevo appreso dalle dispense. Verso la fine di aprile iniziai a muovermi e a fare riabilitazione su di una cyclette prestatami da mia zia Eleana, in realtà cugina, ma avendo l'età di mia mamma l'ho sempre chiamata zia. Poi, visto che mi avevano consigliato di camminare molto, io e mia mamma, che all'epoca stava abbastanza bene, soffriva solo di depressione, andammo a Pavullo, sulle montagne modenesi, per un paio di settimane, in modo da camminare in salita e discesa, in mezzo al verde, cosa che avrebbe fatto bene anche alla sua patologia. Così prendemmo 2 piccioni con una fava. L'8 maggio di quell'anno ero davanti alla TV insieme alla famiglia proprietaria della pensione in cui alloggiavamo.
In quegli anni non c'era la TV in camera, a meno che non si trattasse di hotel di lusso. Di fronte alle immagini del tragico incidente in cui perse la vita Gilles Villeneuve, una tragedia. Con mio papà andavamo sul circuito della Ferrari di Fiorano per cercare di vedere il grande Villeneuve mentre correva in pista. Stavamo dietro una siepe poiché non era possibile entrare e tra le foglie e i rami provavamo a osservarlo nei secondi in cui ci sfrecciava davanti. Lui era molto amato. A ogni modo, al termine di quel TG, fecero vedere un videoclip. All'epoca c'erano solo tre reti Rai, Rai 1, 2 e 3. E il Rai 3 era nato da poco. Credo sia stato Mollica a lanciarlo, parlando del grande successo dell'album Tattoo You dei Rolling Stones. Si trattava del video di Start Me Up. Lo scrivo in maiuscolo perché per me è troppo importante. Fu una folgorazione. Su di uno sfondo nero, su questo stupendo riff di chitarra, la telecamera passò davanti al chitarrista che lo suonava. Io guardai mia mamma e le dissi: «Voglio fare il chitarrista». Una frase che dico ai miei seminari quando parlo di questo aneddoto e che fa sempre sorridere tutti è: mia madre, dopo aver visto Keith Richards, non fu molto contenta che quello fosse il mio modello da raggiungere. Erano finiti da poco gli anni 70 con il mito di sesso, droga e rock and roll. Il caso volle che quel giorno, durante la lunghissima passeggiata del pomeriggio che di norma facevamo tra le vie del paese, evitando il più possibile il bosco per via dell'illuminazione, passammo davanti a un negozio di elettronica dell'epoca, in centro. Aveva in vetrina una chitarra elettrica Eco usata. In quegli anni, tranne che nelle grandi città, era più difficile trovare negozi esclusivamente di strumenti musicali. A volte erano i negozi di hi-fi ad avere praticamente di tutto, dal tostapane al televisore, dallo stereo a qualche chitarra. Quella Eco era una vera occasione. La mia famiglia aveva già parecchie difficoltà economiche e mio papà si faceva il mazzo per farci stare quei giorni in quel luogo, benché non fosse così costoso. Attendemmo che lui arrivasse a Pavullo nel fine settimana, poiché non potevamo chiamarlo per mancanza di soldi. I miei risparmiavano come potevano e quindi a casa non avevamo neanche il telefono, che oltretutto avrebbe causato ulteriore ansia a mia mamma. Quando arrivò mio papà, gli spiegai quanto desiderassi quello strumento e quanto fosse importante per me, considerato anche che di lì a poco avremmo dovuto restituire la chitarra acustica a Claudio, il legittimo proprietario. E così me la comprò. Costava molto poco, ma dovette comunque pagarla con un paio di rate. Tornati a Carpi, capimmo però che mi serviva un insegnante. Chiedemmo in giro e andai da Giampaolo Lancellotti, il batterista dei Nomadi. Batterista? Sì, GPL, così lo chiamavano, era il batterista della band, ma in effetti sapeva suonare un po' di tutto. Così, nelle sue stanze di Via Nova, in centro a Carpi, insegnava la batteria in modo estremamente completo, essendo lui un grandissimo batterista, ma anche i rudimenti di chitarra, basso, percussioni, voce e pianoforte. Già durante le prime lezioni mi insegnò quanto fosse importante suonare con gli altri, avere una band e crescere insieme. Un giorno dopo la lezione indicò una delle stanze dove insegnava e mi disse: «Di là c'è un bambino che suona la batteria, anche lui sa suonare Apache degli Shadows, la canzone che ti ho insegnato. Perché non provate a farla insieme?» Naturalmente ci andai e fu bellissimo. Per la prima volta avevo una band, anche se eravamo soltanto in due. Io avevo 12 anni e Alessandro Guerzoni, così si chiamava il batterista, ne aveva solo 7. Poi GPL mi insegnò anche guitar boogie e imparammo a suonare insieme anche quella. Avevamo un mini repertorio di due canzoni. Il papà di Alessandro conosceva un sacco di persone, soprattutto nel giro dei circoli ricreativi, tendenzialmente di sinistra. Non ricordo se si chiamassero già Arci. Ma l'aspetto politico, sinceramente, non interessava nessuno di noi. In realtà, a mio papà, democristiano convinto, il fatto che avessi la tessera dei giovani comunisti, indispensabile per farci accettare suonare in molti posti, un po' dispiacque, ma se ne fece una ragione. Non potevamo fare certo concerti, non eravamo pronti. Ma spesso aprivamo i concerti di altri, oppure eravamo ospiti e suonavamo solo un paio di pezzi. Poi venne reclutato il fratello di Alessandro, Christian, che imparò a suonare il basso e a cantare qualche canzone. Anche lui andava a lezione da GPL, gli insegnava sia basso che canto. Facevamo canzoni dei Nomadi e GPL ci aiutava durante le prove, svolgendo un'attività che adesso è presente in tutte le scuole di musica e viene chiamata musica d'insieme. Era bello, stimolante e ogni volta era come fosse un esame, perché non potevi arrivare alle prove impreparato e fare figuracce con l'insegnante oppure davanti al pubblico, nel caso di un'esibizione. I concerti iniziai a farli a 12 anni e non ho più smesso.
Il palco è una grande scuola, ti obbliga a capire che se a casa ti prepari a suonare una canzone viene bene, quando sarai sul palco davanti a tante persone, nella migliore delle ipotesi, verrà malino. Se a casa viene malino, sul palco sarà un disastro. Se invece a casa la suoni perfettamente, anche a freddo, durante il concerto l'esecuzione sarà accettabile. È assimilabile a una interrogazione a scuola, ma con il pubblico. In quel periodo tutto procedeva bene con la band. Ah, non ti ho detto come ci chiamavamo? I Bulli. Miglioravamo sempre di più come musicisti e piano piano eravamo arrivati ad avere un repertorio di oltre un'ora. Tra il 1984 e il 1986 si aggregarono a noi anche Davis Pasi, tastiera e tromba, e Alessandra Ferrari, voce e chitarra acustica. GPL ci seguiva sempre nella nostra crescita, ci consigliava e capitava a volte di suonare alcuni brani nella sua selezione prove anche con Chris Dennis e Augusto D'Aoglio, il chitarrista, violinista e cantante dei Nomadi. Era una grande emozione suonare con dei grandi artisti. In tutto questo, la sensazione di potercela fare, di poter fare diventare quel sogno un obiettivo reale, concreto, era sempre più viva. Avevamo di fronte a noi l'esempio di GPL che ce l'aveva fatta. Un uomo semplice, gentile, buono, generoso e un grande batterista e musicista. Anche gli altri dei Nomadi ce l'avevano fatta e conducevano una vita normale, in paesi di provincia. Di conseguenza la percezione di poter fare il musicista e vivere quel tipo di vita era lì, alla nostra portata. Certo non gratuitamente, nel senso che il prezzo da pagare è sempre l'impegno, lo studio, l'intraprendenza, il sapersi porre e proporre, il creare contatti e sinergie. Nel frattempo, nel giugno del 1984, avevo finito la mia esperienza scolastica con l'esame di terza media, la famosa licenza media inferiore. Mi ero già iscritto al liceo scientifico perché la mia idea era quella di fare il veterinario, ma con mio padre ci sedemmo e cercammo di delineare il futuro, il mio e quello della nostra famiglia. Soldi? Non ce n'erano. Mia madre si aggravava e la sua depressione era diventata difficilmente sostenibile con manie di persecuzione. A questo c'è da aggiungere che un po' di anni prima avevamo avuto problematiche decisamente serie. Mio padre era direttore responsabile di una cooperativa che si occupava di stampa tipografica e litografica e c'erano stati grossi problemi, per cui l'azienda era stata chiusa. Su un totale di alcune decine di dipendenti, qualcuno tra loro ritenne mio padre non solo responsabile del fallimento dell'azienda per cattiva gestione, cosa che potrebbe anche essere vera, ero troppo piccolo per avere una visione dell'accaduto, ma lo incolpava anche di essersi intascato i soldi. Su questo invece sono assolutamente certo che quei dipendenti si sbagliassero. Ricordo perfettamente le condizioni in cui vivevamo alla fine degli anni 70. Ci avevano pignorato i mobili antichi della sala e due stanze della nostra casa, oltretutto in affitto, avevano i sigilli del tribunale poiché quello che c'era dentro era pignorato per mancati pagamenti di bollette e altri debiti. Ogni tanto passavamo del tempo anche senza riscaldamento e acqua calda perché ci chiudevano il gas. Ricordo che al mattino mi vestivo in bagno, riscaldato con una pentola riempita di alcol denaturato che veniva fatto incendiare, mentre con il phon, infilato nelle maniche, riscaldavo i vestiti per andare a scuola. Questo per dire che se mio papà fosse stato così disonesto da prendere dei soldi dalle casse dell'azienda, ne avremmo certamente beneficiato in qualche modo. Alcune di quelle persone venivano perfino sotto casa a protestare, minacciandoci. Ricordo di aver sentito parole tremende e di aver visto addirittura un coltello tra le mani di qualcuno. Dormii un paio di volte sulla panca rivestita in pelle rossiccia presente nella caserma dei carabinieri di Carpi a causa di questi pericoli. Caserma dove io, mia madre e mia nonna ci rifugiammo alcune volte. Ci furono anche delle denunce, ma tutto, da quello che mi fu detto, cadde nel vuoto. Mio padre non venne accusato di nulla, né dal punto di vista civile né da quello penale. Ma sicuramente per mia mamma e per quella che si scoprì solo molti anni dopo essere la sua patologia, fu una botta da cui forse mai si riprese. Paolo Coelho, non permettere alle tue ferite di trasformarti in qualcuno che non sei. Qualche anno dopo, in preda a deliri per cui cominciò a consultare maghi e cartomanti, si convinse, mia madre, a dire il vero si lasciò convincere, che la nostra famiglia fosse vittima del malocchio e che io, chissà come, ne fossi la causa. Con il tempo maturò la strampalata teoria che fossi addirittura indemoniato e così iniziammo a frequentare chiese e preti, fino ad arrivare a un prete esorcista a Villanova, vicino a Modena, che mi sottopose a diversi esorcismi. Passavo interi pomeriggi nella sua chiesa a pregare accanto a mia madre, prima che ne compisse il rito.
all'ennesimo esorcismo compresi che era più conveniente, sbrigativo, fingere una sorta di crisi epilettica per tornarmene a casa al più presto e riprendere a studiare e a giocare. Allora mi buttavo per terra, saltavo, sputavo e mi accartocciavo su me stesso. Non appena il sacerdote terminava la sua tiritera, io mi alzavo e dicevo di essere frastornato ma di stare meglio. Così finalmente me ne potevo tornare a casa. Almeno fino al mese successivo, quando era tempo di sorbirsi nuovamente l'intero rituale. Quando racconto questa storia, in passato a qualcuno ho anche mostrato la mia messa in scena, adesso sono troppo anziano e farei fatica a ripetere quei movimenti senza farmi male, non posso fare a meno di sorridere, perché già all'epoca la prendevo con ironia. Purtroppo mia mamma era fatta così e le persone che frequentava e che di lì a poco avrebbe frequentato anche mio padre, pure. Non c'era modo di poter spiegare nulla, così mettevo in scena la mia bella recita e me ne stavo tranquillo per un po'. Un giorno una sensitiva mi portò sulle rive del fiume Secchia, vicino alla diga di Campo Galliano, per svuotare in un bidone metallico, uno di quelli che si usano per l'olio da officina, i cuscini di piuma d'oca che usavamo a casa. Una volta bruciati, mi disse di lanciare la cenere nel fiume, lì dove scorreva veloce, recitando una tiritera da lei suggerita, frase per frase. Mi sembrava di essere in un incubo e di non riuscire a svegliarmi. Peraltro mio padre non ne sapeva nulla e io avevo promesso di non dirglielo. Così come dovevo tacere ogni volta che mia mamma mi picchiava. Sapeva essere estremamente violenta quando perdeva la pazienza. Mia nonna, che ho perso quando avevo 10 anni, ha provato sempre a difendermi dalla sua collera, ma raramente le sfuggivo e in più occasioni ho dovuto raccontare bugie per giustificare le mie ferite. Un giorno, mentre provavo a nascondermi sotto il letto dei miei, mi colpì in un occhio con il manico di una scopa e ai dottori dell'ospedale, dove fui ricoverato, dissi che ero rotolato giù dalle scale. Altre volte ho raccontato di essere caduto giocando. Insomma, non era affatto facile vivere quella situazione e dover nascondere a tutti, anche a mio padre, a cui, quando rientrava a casa dopo cena, recitavo a memoria le versioni preparate da mia mamma. Tornando a parlare di scuola, dopo l'esame di terza media, io e mio padre decidemmo che avrei sospeso gli studi e che sarei andato a lavorare. Rubens e Teresa, i titolari dell'azienda di fotocomposizione dove avevo già lavorato durante il periodo scolastico per aiutare mio papà a superare le difficoltà economiche degli anni precedenti, mi dissero che avrei potuto continuare a lavorare per loro per un po' di tempo e così mi iscrissi all'ufficio di collocamento, dove mi diedero il libretto di lavoro. Quell'estate, in attesa di poter essere assunto dall'azienda, lavorai prima in una gelateria, dividendomi tra il lavoro al banco nei weekend e quello di addetto alla lavorazione dei gelati durante la settimana, ma in cui soprattutto mi occupavo di tenere pulita l'area di lavoro del pasticcere e di fornirgli le materie prime prendendole dal magazzino. E poi lavorai alle macchine per maglieria rettilinee, facendo anche turni di notte. Per non correre il rischio di allontanarmi troppo dallo scopo principale di questo libro ed evitare dunque di rendere questa parte soltanto un racconto autobiografico, ti confido che non era facile per me resistere alla frustrazione di vedere i miei amici continuare gli studi e magari anche bigiare, come si dice quando si marina a scuola, senza che si rendessero conto della fortuna che avevano. Del canto mio, iniziando a elaborare tutto quello che mi era successo per individuare un modo di continuare a inseguire il sogno di fare il musicista, trovai molto presto i miei metodi di sopravvivenza. Nell'azienda di fotocomposizione, in cui nel frattempo ero stato assunto, realizzavamo molti cataloghi di ditte in diverse lingue e ricopiandole, privilegiando soprattutto l'italiano e l'inglese, alle medie avevo fatto francese, in pochissimi studiavano l'inglese, iniziai a imparare il significato di alcuni termini. Quando tornavo a casa, appena dopo pranzo, guardavo il telefilm Fame, Saranno famosi, e quello mi dava la forza di pensare che anch'io ce l'avrei fatta. Rielaboravo a colori quelle storie in bianco e nero, felice di possedere una TV su cui poterle guardare, e sognavo alla grandissima, immedesimandomi nei personaggi della serie e immaginandomi di suonare su grandi palchi. Trovavo così la forza per lavorare tante ore al giorno e poi, una volta a casa, per mettermi sulla chitarra, nonostante la stanchezza. Stavo iniziando a sviluppare i metodi che sto condividendo con te in questo libro. Grazie al mio amico Domenico Ferrari, di Spilamberto, che mi prestava spesso delle videocassette di didattica chitarristica, niente a che vedere con i video tutorial di oggi, e di concerti, e al mio amico Angelo Sorrentino, che abitava nel mio stesso condominio e che mi prestava il suo videoregistratore VHS, ebbi l'opportunità di migliorare non solo la mia tecnica sulla chitarra, mangiandomi ore e ore di nastro, ma anche il mio inglese.
Non avevo né soldi né tempo per prendere lezioni di lingua straniera. Così ascoltavo attentamente quei video in lingua originale e, grazie ai pochi rudimenti appresi durante il mio lavoro in azienda, provavo a trascriverne a mano i dialoghi. Anche i testi delle canzoni inglesi mi aiutavano in questo esercizio, che però non si potevano scaricare da internet. I militari americani magari già ce l'avevano, ma noi comuni mortali avremmo dovuto aspettare un'altra decina di anni prima di poterlo usare. Andavo al Music Center di Carpi, un negozio di strumenti musicali, e leggevo testi, guardavo spartiti, prendevo appunti. Così, piano piano, sono riuscito a imparare un po' l'inglese. Niente di eccezionale, certo, ma ho cercato di ottimizzare e mettere insieme quello che avevo. Nel frattempo avevo iniziato a scrivere canzoni, che per registrare però occorreva un certo budget, poiché, non esistendo ancora i computer, erano necessari registratori su nastro di qualità. Esistevano tuttavia dei registratori a quattro piste e delle batterie elettroniche che si potevano noleggiare, e così non facevo che accumulare idee durante la settimana, elaborando tutto l'arrangiamento di una canzone nella mia testa in modo da poterlo registrare il sabato mattina, quando noleggiavo quello che mi serviva e sfruttavo ogni singolo minuto per mettere a punto i provini che avevo immaginato. Erano giornate dedicate interamente alla musica, che spesso proseguivano anche durante la notte. Ricordo che nei weekend dormivo davvero poco, nonostante la fatica di doversi svegliare presto lunedì mattina per andare a lavorare, ma tutta l'energia era rivolta alla musica. Poi un giorno Andrea Mazzali, un mio amico con cui suonavo, mi fece ascoltare l'album dei Van Halen, 1984. Ed io capii che non potevo andare avanti da solo e che mi servivano nozioni solide di teoria e armonia se volevo fare veramente il musicista. Tra le note di quel disco, infatti, sentivo sonorità che da solo faticavo a decifrare. Allora mi iscrissi a una scuola di musica nella vicina Modena. La scuola era l'Accademia di Musica e il mio insegnante si chiamava Giuseppe La Monica. Purtroppo potevo frequentare le sue lezioni soltanto una volta ogni 15 giorni per via dei costi di lezione, spostamento e per via degli orari di lavoro. Tutti i soldi che mi era concesso trattenere dal mio stipendio, gran parte di quello che guadagnavo serviva ad aiutare la mia famiglia, lo investivo nella musica. Ogni nuova nozione che Beppe mi insegnava la mettevo subito in pratica nei brani che componevo e che registravo. Ogni nuova diteggiatura che imparavo la inserivo negli assoli dei brani che eseguivo con le varie band con cui suonavo. Sì, perché nel frattempo ero diventato il chitarrista di diverse band del mio territorio. Con i Bulli facevamo soprattutto cover dei Nomadi e i classici anni 60. Con un'altra band suonavamo metal, Ozzy Osbourne, Iron Maiden e simili. E con le altre che si sono alternate nel tempo sono passato dal punk allo psichedelico, dal liscio alla fusion. Avevo prove almeno 4 sere a settimana. Grazie al cielo, il mio amico Federico Malagoli aveva già la patente e mi poteva scarrozzare di qua e di là. Era un gran patito di musica, ma soprattutto era paziente e se ne stava in un angolo ad ascoltare tutte le prove, tutte le sere. Senza il suo aiuto sarebbe stato un grosso problema spostarsi. Ho suonato anche musica che non mi faceva impazzire, dando sempre il meglio, perché sapevo che tutto mi sarebbe servito e perché percepivo la pressione della prestazione. Di cosa sto parlando? Di responsabilità e rispetto. Il semplice fatto di suonare insieme ad altri ragazzi mi faceva sentire in dovere di suonare bene, in ogni occasione, come se loro fossero i miei prof esaminatori. Suonare qualsiasi cosa che non fosse al massimo delle mie possibilità mi sembrava irrispettoso nei loro confronti e nei confronti del sogno che stavo coltivando. Mentre suonavo e imparavo tutti i generi che mi venivano sotto mano, studiando musica, scrivendo canzoni e registrandole, cercavo anche di comprendere come funzionasse la tecnologia. Prendevo in prestito i manuali di istruzioni dei primi effetti elettronici, li fotocopiavo. Al lavoro mi era concesso farlo, dovevo solo comprare la risma di foglie. E poi li leggevo, apprendendo di volta in volta nozioni a me sconosciute. Se qualcosa non mi era chiaro, andavo in biblioteca per capire o approfondire determinati argomenti, sfogliando libri di acustica, di fisica, di armonia, coltivando nel contempo la mia anima. La mia giornata era organizzata a blocchi, che successivamente ho chiamato slot. Per non rischiare di fare confusione e tralasciare qualcosa in qualsiasi ambito, seguivo scrupolosamente una tabella settimanale in cui i giorni erano divisi in slot e ogni slot corrispondeva a un determinato avvenimento su cui concentrarsi, argomenti da approfondire o studiare, registrazione a cui dedicarsi o altro ancora. Senza questo piano estremamente dettagliato avrei corso il rischio di perdermi tra le cose da fare, cosciente inoltre dell'altissima probabilità di perdere la concezione del tempo con la chitarra in mano. Capitava spesso, infatti, di suonare o registrare senza rendermi conto del tempo che passava, ma mi concedevo queste divagazioni soltanto al termine del programma della giornata.
Se un giorno avessi voluto studiare 6 diversi argomenti, ad esempio teoria, armonia, lettura della parte, improvvisazione, ritmica ed air training, con un tempo a disposizione di 4 ore, ogni slot sarebbe durato 35 minuti, con 5 minuti di pausa tra uno slot e l'altro, per un opportuno caffettino, per poi suonare e registrare senza sosta. Se invece non avessi pianificato di registrare a oltranza, mi sarei riservato 12 ore di duro lavoro, oltre al lavoro in azienda, naturalmente, facendo durare ogni slot 2 ore o magari 1 ora e 50, supponendo 10 minuti di relax tra gli slot. Questa organizzazione del tempo è stata di straordinaria importanza per me ed è diventata poi un validissimo strumento per molti dei miei studenti a cui l'ho spiegata. Mentre facevo il percorso che sto descrivendo in questo libro, valutando l'habitat, definendo il target, costruendo la mia riserva e il piano B, ero l'unico dipendente della fotocomposizione in azienda e gestivo da solo tutto il flusso produttivo dall'ingresso del materiale fino alla consegna che effettuavo io in bicicletta. Pasturando come un pescatore e seguendo tutti i vari aspetti di cui ti ho parlato, la mia vita veniva spazzata da venti fortissimi. Ho avuto la fortuna di trovare dentro di me la forza di non abbattermi, di non piegarmi al vento, ma di cercare di sfruttare in qualche modo queste forze contrarie. Ero concentrato sul lavoro per aiutare la mia famiglia e sostenere i costi della mia formazione musicale, indispensabile per coltivare il mio sogno. Accettavo la fatica delle consegne da fare in bici, a volte facevo anche 15 km con sotto al braccio le pellicole arrotolate da mandare in stampa, pensando che in quel modo avrei fatto un po' di sport. Tenevo duro perché gestire da solo il piccolo laboratorio non era facile, ma mi ripetevo che in quel modo avrei imparato a gestire i flussi produttivi e che in futuro avrei potuto sfruttare quell'esperienza per fare qualcosa di mio. A casa la situazione economica era sempre più critica. Avevamo lasciato l'appartamento dove abitavamo, poiché da tempo non riuscivamo a pagare l'affitto, essendo troppo grande da mantenere, e ci eravamo trasferiti in uno più piccolo e più sostenibile, con il mio stipendio. Mio padre lavorava duro, ma spesso era costretto a correre a casa per stare con mia mamma, che era terrorizzata dalla possibilità di cadere, svenire o perdersi per strada qualora fosse uscita, cosa che in effetti non è mai accaduta, tanto che ormai non usciva neppure per fare la spesa. Nonostante gli studi che aveva compiuto, le qualifiche maturate e la sua cultura, era finito a fare i turni in una lavanderia, il cui stipendio comunque gli permetteva di ripagare i debiti scaturiti da un increscioso episodio avvenuto qualche anno prima. Mi raccontò, e non avendo modo di risalire alla verità non posso fare altro che fidarmi, di aver staccato un assegno in bianco per aiutare un suo amico con forti problemi economici, ma che l'amico, invece di compilarlo con la cifra promessa pari a circa 100.000 lire, scrisse oltre 5 milioni. A quell'epoca, stiamo parlando del 1985, l'emissione di assegni a vuoto era un reato penale. La sfiga, e non trovo altro termine, volle che, quando ci fu l'udienza per emettere la sentenza, mio padre fosse in ospedale a Carpi per il distacco della retina. Era stato operato e dovette rimanere un mese ricoverato. Così dovetti andare personalmente a consegnare al tribunale il certificato ospedaliero che ne attestava l'intervento e la degenza, perché mia madre, a suo dire, si sarebbe agitata e le sarebbe venuta l'ansia se lo avesse fatto lei. Soltanto che io, evidentemente poco esperto in faccende di questo tipo, non mi feci dare il numero di protocollazione e probabilmente il documento non venne neppure messo agli atti. Per questo motivo mio padre venne accusato di contumacia e, appena tornato dall'ospedale, venne arrestato e portato nel carcere di Santa Eufemia a Modena. Conoscendo mio padre e la nostra famiglia per i problemi avuti in passato, i carabinieri furono davvero discreti e premurosi. Vennero a casa nostra in borghese, ci spiegarono l'accaduto e chiesero a mio papà di recarsi in caserma, in autonomia e nel giro di un'oretta, con una borsa con dentro i suoi indumenti e gli effetti personali. Gli suggerirono anche di non parcheggiare nelle vicinanze dell'edificio, ma in una via poco distante, così da non dare nell'occhio ed evitare eventuali dicerie per una macchina parcheggiata così a lungo davanti alla stazione dei carabinieri. Mi ricordo che mi tranquillizzarono, dicendomi: «Tuo papà è una brava persona e sappiamo che tutto questo è più grave di quanto accaduto, ma stai tranquillo perché papà tornerà a casa presto. Da quel giorno ho sempre avuto particolare affetto per l'arma». Si trattava di un periodo detentivo di 15 giorni, un disagio che si sarebbe potuto certamente evitare, potendosi permettere un buon avvocato. Nonostante il breve periodo di detenzione, decidemmo che, a chiunque avesse notato la sua assenza, avremmo detto che mio padre era fuori città per seguire un corso di erboristeria.
Mia madre, temendo di non reggere la pressione psicologica delle eventuali domande dei vicini e di crollare in un pianto isterico qualora qualcuno avesse chiesto spiegazioni, una mattina se ne andò a Reggio Emilia, a casa di amici, senza avvisarmi. Lo fece soltanto dopo, con una telefonata da Reggio mentre ero al lavoro. Sostanzialmente, semplicemente, era scappata di casa. Mi trovai dunque da solo a 15 anni, con un padre galeotto, una madre fuggita e un lavoro da portare avanti per sostenere la mia famiglia. Oltre a tutto questo c'erano ancora persone in giro che pretendevano soldi da mio papà e così venivano a suonarmi il campanello. Naturalmente, all'ennesima visita, andai dai carabinieri, i quali convocarono questi signori e accertarono che le loro erano soltanto illazioni, perché non avevano prove. Da quel giorno fui lasciato in pace e tornai a essere tranquillo, evitando di rientrare in casa con il coltello in mano. È accaduto per circa 2 settimane. Tornavo dalle prove, aprivo il portone, accendevo tutte le luci e brandendo il coltello urlavo: «So che sei lì, vieni fuori che ti ammazzo». Fortunatamente non saltò fuori mai nessuno, ma non dimenticherò mai quei momenti. Ti ho già raccontato della mia acne e dell'imbarazzo che mi causava, ma che comunque mi permise di passare tanto tempo sulla chitarra, preferendo non uscire o facendolo malvolentieri. Ma non è tutto. Credimi, è la prima volta che parlo di queste cose così apertamente, che racconto la mia vita, che condivido le difficoltà che ho vissuto, che rivelo i miei lati più nascosti e dolorosi, ma lo faccio come se fosse una specie di terapia, perché conosco la sofferenza. L'ho riconosciuta in molte delle persone che ho incontrato e credo che chi l'abbia sperimentata tenda ad aiutare chi è in difficoltà con maggior slancio. A volte chi non ha faticato né sofferto non riesce a comprendere in che modo la sofferenza eroda l'anima, più di quanto intacchi il corpo. Qualcuno mi criticherà e mi giudicherà? È probabile. Ma io sono certo della mia rettitudine e non ho nulla da nascondere o da recriminare nei confronti di me stesso. Ti ho raccontato di mia madre e del suo periodo tragico, così come lo definisco io, in cui l'unica via d'uscita per ogni malessere era stata affidarsi a maghi, cartomanti e addirittura a un esorcista. Con il tempo, però, questo momento passò e lei e mio padre si avvicinarono alla Chiesa e alla fede. Mio papà aveva studiato in seminario, gli mancavano pochi mesi per diventare sacerdote, ma poi, una volta uscito dal mondo ecclesiastico, si era allontanato dalla Chiesa. Quel tipo di formazione lo aveva portato a una cultura e a un lessico molto formali. Non l'ho mai sentito dire una parola brutta o una parolaccia. Con mai intendo proprio mai. Così accadde che un tardo pomeriggio, mentre ero al lavoro, i miei mi chiamarono da casa di amici con cui si trovavano ogni tanto a pregare e mi dissero che era successa una cosa straordinaria e che appena finito di lavorare, invece di tornarmene a casa, lavoravo a meno di 1 chilometro da casa nostra, avrei dovuto raggiungerli perché mi dovevano parlare in bici, dall'altra parte di Carpi. Arrivato a casa di questi amici, mi spiegarono che mio padre era caduto in estasi e aveva avuto una visione mistica, aveva visto e parlato con la Madonna, sì, Maria, la madre di Gesù. Ora, pensando che eravamo nel 1984 e considerando che la nostra famiglia e le nostre vite erano quantomeno problematiche, potrei comprendere che il mio primo pensiero fu che fossero tutti matti. Evidentemente avevano ricevuto il dono della fede, ma io no. E la cosa mi fece rinchiudere in me stesso. Non facevano che pregare ed io più volte ho contestato la loro devozione dicendo che invece di starsene lì a pregare avrebbero potuto trovarsi un lavoro, soprattutto mia mamma, per cercare di uscire dalla situazione difficile in cui vivevamo, aiutandomi e sollevandomi dalle mie responsabilità che mi schiacciavano. Mi sembrava che il mondo mi crollasse addosso. La cosa proseguì. Scelsero un luogo dove erigere una stele, ovvero a Gargallo, vicino Carpi, attorno a cui pregare e attendere le apparizioni. E iniziarono a trovarsi, richiamando un numero sempre maggiore di amici e fedeli. Ogni tanto andavo anche io, benché dubbioso, e vedevo mio padre cadere in ginocchio e lo sentivo parlare con una voce leggermente diversa, un po' più dolce, come se stesse realmente parlando con la Madonna. Con il passare degli anni, il numero dei fedeli presenti alle apparizioni mariane di mio papà arrivò a superare gli 8.000 in un giorno. Ogni volta c'erano autobus provenienti da tutte le parti d'Italia. Le apparizioni, i messaggi continuarono fino alla morte di mio padre, avvenuta nel giugno del 1993, quando avevo 22 anni. Ero appena partito in tour con Biagio, te ne racconterò. Puoi immaginare la reazione della stampa locale a una notizia del genere. Si possono trovare ancora tracce sul web del fenomeno, nonostante sia trascorso tanto tempo e quella sembri un'epoca lontana. Avendo avuto una vita piena di ombre, molti sostennero che quella di mio padre fosse soltanto una truffa.
Per me era un motivo in più per non uscire di casa e per dedicarmi ancora di più alla mia chitarra. Ecco da quale esperienza nasce la riflessione sulle parole cattive e sulla forza mediatica delle frasi scritte, capaci di fare molto male. La realtà dei fatti, che conoscevamo solo noi, era che mio papà, dopo essersi fatto fare tutti i tipi di visite psicologiche, psichiatriche, tra elettroencefalogrammi e test durante le apparizioni, eseguiti da dottori che lo bucarono con aghi sulle braccia e sul viso e che gli accesero il fuoco sotto le mani, si era convinto che quella fosse la sua missione, la sua vita. Così lasciò il lavoro e insieme a mia madre iniziò a girare l'Italia durante la settimana, poiché era diventato un sensitivo e aiutava le persone. In effetti, ne aiutò a migliaia. Era molto amato e non chiese mai una lira a nessuno. Tuttavia, la gente che gli ruotava intorno gli pagava sempre il carburante. Riceveva anche delle donazioni da tutte le persone che avevano trovato giovamento dai suoi consigli. Niente di particolare. Ma quelle offerte ci aiutarono a tirare avanti e il mio stipendio iniziò a rimanere quasi tutto nelle mie tasche, tanto da permettermi di acquistare un po' di attrezzatura per il mio lavoro, che continuava a essere la mia priorità. Quando mio padre morì, al suo funerale parteciparono migliaia e migliaia di persone. Moltissima gente venne addirittura molti anni dopo, quando, essendo stato sepolto in terra, il comune dovette fare la riesumazione. Si presentarono anche i fotografi. Io vidi fare alcune cose a mio padre che mai mi sono spiegato e mai mi spiegherò. E iniziai a credere che veramente stava accadendo qualcosa di unico. È così che mi sono avvicinato alla fede, ma soprattutto alla spiritualità. Ed è per questo che iniziai a cercare risposte frequentando la biblioteca e leggendo molti libri. Oltre a partecipare alle preghiere di gruppo organizzate dalle persone vicine a mio papà, prese a frequentare il centro missionario di Carpi, perché nei messaggi che lui riportava, che fossero realmente dettati dalla Madonna o meno, si avvertiva con forza la necessità e l'urgenza di fare del bene, di essere buoni, caritatevoli, compassionevoli. Alle mie serate fatte di prove, musica, pop e metal dunque si aggiunsero anche le serate al centro missionario. Lì, durante lo smistamento di medicinali e materiali da inviare ai missionari sparsi per il mondo, ogni tanto venivano a trovarci quelli che tornavano dalle loro missioni. È difficile spiegare quanto quelle sere diventassero magiche. Mentre la società ci spingeva sempre di più, e continua a farlo, al concetto di avere e di apparire più che di essere, questi frati e sacerdoti, ma anche laici, ci raccontavano di come avevano lasciato tutto ciò che possedevano per andare ad aiutare gli altri e di quanto questo li rendesse uomini ricchi, di grande e profondo successo. Quanta sostanza, quanta luce in quegli occhi e che sorriso pieno e profondo. All'epoca più di una volta pensai che forse avrei potuto fare il missionario. Non presi mai questa decisione, ma posso garantirti che conoscere certe persone, quando sei un teenager, può farti vedere il mondo sotto una luce diversa. Prendere contatto con chi vive certe situazioni te le fa giudicare in modo differente, ti crea un senso di rispetto ben diverso da quello che avevi fino a poco prima. Il mio sogno restava quello di fare il musicista, di diventare famoso. L'ego è sempre un po' ingombrante. E di suonare davanti a migliaia di persone. Sapevo che era possibile farlo. Avevo l'esempio del mio maestro, GPL, Giampaolo Lancellotti dei Nomadi. Così elaborai il mio piano di poter essere e diventare un missionario musicale. Mi riproposi di vivere la vita in modo retto, di essere forte nonostante tutto quello che avevo intorno. C'erano così tanti venti contrari che sembravano volermi ostacolare in ogni modo e più andavo avanti, più le cose sembravano peggiorare. In quegli anni alcuni amici si persero per strada a causa delle droghe, che non era difficile reperire. Io, seguendo il concetto di questo libro, avevo un sogno troppo grande per farmi deviare da cose malsane come la droga. Oltretutto avrei dovuto fare cose illegali per procurarmi i soldi per acquistarle, ma come avrei potuto lasciar perdere un sogno e un obiettivo così importanti per inseguire qualcosa di così distruttivo che nulla aveva a che fare con il mio sogno? Non avevo tempo, non avevo soldi ed energie da sprecare in cose brutte. Naturalmente, come tutti i miei coetanei, qualche volta andavo anch'io alle feste e c'era sempre qualcuno che prendeva una sbronza e poi sbroccava, litigava con tutti, stava male e infine vomitava. Che perdita di tempo. Invece di farti del male sprecando energie e denaro, puoi fare cose che ti fanno bene e che non costano nulla. Mi ricordo che ero spesso una voce fuori dal coro. Per alcuni fare certe cose, ubriacarsi e fare casino, è godersi la vita.
Io però non ci vedevo e non ci vedo nulla di così godereccio. Per me è facendo ciò che ci piace che ci si gode la vita e io me la godo suonando la chitarra. Peraltro bere anche solo un bicchiere di qualcosa di alcolico mi faceva venire il mal di testa la mattina dopo e non potevo certo stare a casa dal lavoro, come invece facevano alcuni miei amici marinando la scuola. Insomma, già elaboravo la mia semplice teoria della pastura per il pescatore e il vento per l'aquilone. Questo tipo di approccio mi permetteva di sopportare la frustrazione di non poter fare le cose che facevano tutti i miei amici, come permettermi più di un divertimento nel weekend o andare in vacanza in estate. Il fine settimana dovevo scegliere se mangiare fuori con gli amici oppure andare al cinema o in discoteca. Soltanto una di queste opzioni era sostenibile. Inoltre, tra il 76 e il 91, non ho mai fatto vacanze estive, se si escludono i 4 giorni con i miei genitori a Porto Recanati nell'85. Vivendo in 3 del mio solo stipendio e continuando a coltivare il sogno di fare il musicista, aspirando oltretutto a farlo bene, senza compromessi e senza ombre, dovevo essere oculato nelle spese. Buona parte della musica che ascoltavo era eseguita da artisti con forti problemi di alcol o di droga, spesso entrambi. Tuttavia, non mi sono mai lasciato influenzare da quei comportamenti, convinto che non fosse quello l'aspetto da emulare, bensì lo spessore artistico della loro proposta, incredibilmente valida nonostante tutto. Per questo, anche adesso, non mi preoccupo troppo se alcuni artisti emergenti divulgano con i loro testi messaggi che non condivido. Non credo infatti che i miei figli ne possano essere influenzati se cresciuti con i giusti presupposti. Poi, tra gli alti e bassi appena raccontati, arrivò il 1989. Due aspetti importanti e opposti si presentarono in quell'anno, uno positivo e uno negativo. A dire il vero, non ricordo situazioni in cui a un evento positivo non se ne sia contrapposto uno negativo, bilanciandolo, come se la famosa livella di Totò dimostrasse la sua validità a ogni occasione. Da un lato arrivò la possibilità di lasciare il lavoro di fotocompositore e di trasferirmi a Milano per fare l'attore musicista nei telefilm di Cristina D'Avena, per la cui parte era necessario sostenere un provino. Dall'altro arrivò la lettera per il servizio di leva. Inutile dire che il militare avrebbe rovinato tutti i miei piani e la cosa era davvero frustrante, anche perché, nonostante tutti i documenti presentati riguardo le problematiche di mia mamma e la grave cardiopatia di mio papà, per cui di fatto ero l'unico della famiglia a lavorare e ad avere un reddito, pareva non ci fosse verso di ottenere il congedo. Sì, c'erano le piccole donazioni che mio papà riceveva dalle persone che aiutava durante gli incontri di preghiera e le sue visioni, ma quei soldi erano sufficienti soltanto a pagare l'affitto e bollette. Insomma, ero disperato. A essere sincero, neppure approcciando quella spiacevole situazione con i metodi che ti sto descrivendo in questo libro, sarei riuscito a vederla sotto una luce positiva. Accadde però che mio papà venne ricoverato per qualche giorno all'ospedale di Carpi in seguito all'aggravarsi della sua cardiopatia, proprio nello stesso periodo in cui nacque il nipotino dell'alto ufficiale che si stava occupando delle mie scartoffie. Lui era di Modena, ma sua figlia viveva a Carpi. Così avvenne che durante una delle sue visite alla figlia e al nascituro riconobbe mio padre tra i corridoi dell'ospedale, avendolo incontrato soltanto un paio di settimane prima per l'ennesima richiesta di congedo, e poté constatare di persona che in effetti i suoi problemi di salute non erano una scusa o una finzione per evitarmi servizio militare, ma erano problemi veri e seri. Volle così parlare con il primario, il quale gli confermò la gravità della situazione. Da lì a 3 anni ci avrebbe lasciato. Io non ero presente perché ero al lavoro, ma mio padre mi raccontò che dopo il colloquio con il primario, l'alto ufficiale lo rassicurò e gli disse: «Stia tranquillo e pensi a guarire, suo figlio riceverà il congedo». E così fu. Dopo diverse selezioni, andai a fare l'ultimo provino alla Merak Film di Cologno Monzese e fui scelto per partecipare ai telefilm di Cristina D'Avena. La mia vita e quella della mia famiglia cambiò radicalmente, poiché passai da uno stipendio mensile di 497.000 lire a quello di 300.000 lire al giorno, lavorando solo alcuni giorni al mese. Dormivo in un hotel vicino a Piazza Duomo, a Milano, e mi spostavo in metro. Nei giorni in cui non lavoravo, ne approfittavo per scrivere musica, fare arrangiamenti, avevo comprato degli strumenti grazie ai miei primi risparmi, e per portare le mie demo a quelle e quelle del mio gruppo alle case discografiche della città. Mi trovai a suonare più campanelli che chitarre in quei giorni. Il lavoro durò dal dicembre del 1989 al settembre del 1990, con punte di lavoro di 10 giorni al mese. Non che mi piacesse particolarmente quel tipo di attività,
Non mi sentivo particolarmente portato per fare l'attore musicista. Suonare in playback e recitare le poche battute che dovetti pronunciare non mi entusiasmò più di tanto. Ma mi trovavo a Milano, in una situazione assolutamente professionale, e avevo l'occasione di fare un'esperienza incredibile. Il giorno prima dell'inizio delle riprese ebbi uno shock che ti voglio raccontare, perché contiene alcune cose che mi sono portato dietro e che mi sono servite. Prima di tutto, io avevo i capelli molto lunghi, da rockettaro. Avevo impiegato anni per farli crescere e ne ero orgoglioso. Erano stati una sorta di scudo protettivo, poiché sciolti avevano nascosto per molto tempo la mia acne, fortunatamente scomparsa poi con gli anni. Ed erano stati un investimento sul mio look. Purtroppo però il personaggio che dovevo interpretare aveva i capelli corti. E così, dopo aver provato gli abiti e gli strumenti di scena, scoprii che sarei dovuto andare dal parrucchiere della produzione per un taglio netto. Fu un vero trauma. Di ritorno dal parrucchiere, poi il responsabile della produzione mi prese e mi disse: «Vieni con me, devo spiegarti alcune cose», trascinandomi in un ufficio con una grande finestra da cui si vedeva il capannone dove avremmo girato, già allestito con le location del telefilm. C'era la sala prove, il bar, l'università, la piazzetta, la casa di Cristina, tutto quanto. Mi chiese: «Vedi?», indicando l'intero capannone. «Dietro a tutto questo c'è un enorme investimento e moltissime persone che ci lavorano. L'intera giostra ha un costo orario piuttosto ingente. Capisci quanti soldi ci sono in gioco?» «Bene», continuò a dirmi indicandomi. «Sappi che tu, sì, proprio tu, non conti niente. Che ci sia tu oppure un altro per me non cambia nulla. Voi attori, non protagonisti, siete un male necessario. Eppure se per qualsiasi scena in cui è prevista la tua presenza, per qualunque cosa tu debba fare, dovessi arrivare in ritardo, bloccando così l'intera produzione, sappi che mi creeresti un danno molto grave. Dovrai essere puntuale. Per voi attori è previsto un pick-up con autista e un pulmino. Arriva con 5 minuti di ritardo e ti dimezzo la paga giornaliera. Fallo con 15 e te la puoi proprio scordare. Supera i 15 minuti e ti scatena addosso gli avvocati». Devo dire che quella notte non riuscii a dormire, tanto ero preoccupato. Avevo 19 anni e mi ero appena licenziato dall'unico lavoro che manteneva me e la mia famiglia. Lo ammetto, ero sull'orlo di una crisi di panico. Da quella sera programmai sempre due sveglie. Oltre a quella richiesta all'hotel, temevo di mandare all'aria tutto. Con il tempo, una volta elaborato, questo concetto mi è stato estremamente utile, non solo per il lavoro con Cristina, ma in generale per tutto quello che ho fatto in seguito a quell'esperienza e che faccio tuttora. Il discorso che mi sono sorbito dal responsabile di produzione e che tanto mi aveva angosciato, io non l'ho mai fatto a nessuno, ma di certo ho capito l'importanza della puntualità. Quando mi sono ritrovato a lavorare con ritardatari cronici, prima ho cercato di farlo notare e poi, se necessario, ho smesso di collaborare con loro. La puntualità è indice di rispetto. Eccoci arrivati agli anni 90. Come ho avuto modo di leggere, negli anni 80 sono accadute tantissime cose, ho dovuto fare i conti con molti venti contrari, procurandomi tante cicatrici. L'uomo però che sono adesso, nel bene e nel male, in buona parte è dovuto a quanto accaduto in quella decade, con un piccolo allargamento alla fine degli anni 70 e l'inizio del 90. Il resto è stata un'evoluzione, un ampliamento. Se dovessi pensare a un edificio, direi che in questi anni si è delineata la struttura, dalle fondamenta ai pilastri, e piano piano ho aggiunto uno sopra l'altro i miei mattoni. Nonostante fosse ancora in costruzione, era già chiaro di che edificio si trattasse. Tutto quello che è accaduto in seguito mi è servito per ultimare gli intonaci, le finestre, i cornicioni, le tegole, le grondaie e tutto il resto. Una premurosa manutenzione quotidiana avrebbe certamente portato l'edificio a compimento. La negligenza e la superficialità, al contrario, l'avrebbero distrutto. Se pensi dunque di avere una buona struttura di base, ricordati che serve impegno per completarla. Lavoro, umiltà, serietà, ragionamento e forza per arrivare al successo. Lo ripeto, bisogna lavorare per prepararsi al successo. Siamo arrivati a pagina 195. Nel prossimo video, pagina 196, affronteremo un po' di me e i miei anni 90.